Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Ovviamente vi auguro buona domenica, come ogni buona domenica vi porto un video, questa volta di Call of Duty Ghost, per farmi incazzare un pochettino. Ragazzi, in questi giorni non sto benissimo, quindi scusate se magari il mio umore non sarà dei migliori, magari mi incazzerò prima del previsto. Partiamo subito, io direi di trovarci una bella partita, ovviamente andiamo in Devastation. Io direi di fare un bel deathmatch a squadre, visto che devo riprenderci un pochettino la mano, visto che in questi giorni stavo giocando a FIFA e poi stavo giocando al massimo a Modern Warfare 2, massimo ancora Black Ops 2. Quindi ragazzi, partiamo subito con deathmatch a squadre. Eccoci ragazzi, siamo su Unarted, vedo che c'è una cam, che sicuramente è degli avversari. Che arma devo prendere? Vai a prendere l'idea, vediamo un po' questa, va. Cioè, ragazzi, che diverso sto gioco. Molto fluido, bellino, eccetera, però sappiamo tutti che è un gioco di merda. Double! E il curre fa doppia kill, vai. Guarda, già fermo lì, bravissimo. Bravo. Ma abbiamo uno dietro, ne abbiamo. E sicuramente ne abbiamo anche qui. No, nessuno, strano. Strano ma vero. Ecco, vaffanculo, 2-2. Stiamo già partendo male, ragazzi. Già partendo male. Porca Eva. Olè, ho ucciso anche il primo. Merda, questa coltellata è porca puttana. Ah, Satcom, andiamo col Satcom. Qui si... Ok, buttato giù lo stronzo. Dai. Cazzo, me li hai fregati. Tu cosa? Ma scusa. No, dai, ma che cazzo. Avete rotto le palle di camperarvi voi, eh? Basta. Siete pallosi. Minchia, rimangono fermi. Poi prendono veramente le palle sti ragazzi. Dai, sali. No, come hai fatto? Ma dai, ma la gente che rimane bloccata dentro. Vabbè che c'è l'elicotterista. Hanno ragione anche loro. Ok, non c'è nessuno, carichiamo. Carichiamo, non c'è nessuno. Tutti a farsi le seghe. Ok, sono tutti qui dentro, quindi muoviamoci. Credici, stronzo, credici. No ragazzi, l'ho ucciso per ultimo quel pezzo di merda. Minchia, un serpente, porca puttana, anzi un verme di merda. Ma rivediamo il vermino ragazzi, il vermino. Il mio compagno che ci passa tranquillo davanti perché ovviamente non lo vede. Perché i vermi sono fatti così ragazzi, non li notiamo. Comunque sia 9-5, pensavo di peggio. Il primo ha fatto 22-1, veramente formidabile, bravissimo. Noi partiamo subito con la seconda partita. Siamo tornati su Collision. Allora, io direi di partire con un'arma un po' silenziata. Comunque sia ragazzi, avete sentito ovviamente le news sul nuovo Call of Duty Advanced Warfare. Dicono che sarà una grande rivoluzione, come vi ho già detto. Secondo me non lo sarà. Sì, sarà tutto futuristico, eccetera, quello che volete, ma boh, non mi convince, ragazzi. So che sicuramente ci spenderanno per il culo come ogni anno. Come... Guardate già il camperello, che si corica per terra tipo serpentino. Noi ci abbassiamo perché sicuramente so... No, strano. Guardalo, mi stava aspettando, bastardo! Guarda te, sto pezzo di merda! Comunque sì ragazzi, secondo me Call of Duty Advanced Warfare ovviamente non sarà un grande rinnovo della saga di Call of Duty, dell'Activision eccetera, perché lo sappiamo, ogni anno fanno sempre le stesse cose. Eccolo qui, che ovviamente aspetta la grazia divina di Cristo, che ti devo inchiappettare a sangue, ho capito, altrimenti tu non sei felice. Eccolo qui, un altro cazzo di camper, Cristo Dio! Ma avete rotto i coglioni di starvene fermi lì, in quel cazzo di angoli. E ovviamente sappiamo come funziona questo gioco, ragazzi. Non c'è bisogno che io vi rinfreschi la memoria ogni cazzo di volta. Ma muori, pezzo di merda. Ma che cazzo, dai! Ma non scherziamo, porca puttana! Ma non scherziamo, ragazzi, ma l'avete visto?
Cioè, cazzo! Ma cambia un po' la posizione, ma divertiti, ma gira per la mappa! Dai, ma che cazzo! Niente che gioca in questa maniera da una vita, Cristo! Sono questi i coglioni che rovinano Call of Duty! Ma sicuramente mi riappare lì. Muori, coglione. Secondo te mi faccio inculare. Vaffanculo, muori con me, brutto stronzo. Non ho capito. Siete camperati lì dentro. Aspettate, Gesù Cristo che arrivi e vi devasti col cazzo di... un cazzo di fulmine, non lo so. Ah, c'è uno qui. Ah, sei tu, mi già sfatto. Ce n'è uno qui, guarda. Credici? Questa cosa che non posso caricare veloce, però mi infastidisce un pochino. Anche se sinceramente riesco a tenerla a bada, non è un problema. Ok, sono qui. Quindi. Coglioni, grandi. Ne ho ucciso solo uno, però vabbè. Mi accontento di quello stronzo unico. Muori! Oh! E perché ce n'è uno lì? Andiamo? Sicuramente. Grande! Piano carico, meno male che sempre parto sempre con. Che parto sempre col piano carico, ragazzi. Sono troppo contento. Ma no! Ma no! No! Ma il cane è una merdaccia, ragazzi! Dai! È un cagalloncino, Non serve a niente! Vabbè, io ci ho provato, ragazzi. Sicuramente ce ne sono qui, stronzi, guardate. Oh. Oh. Dai, vaffanculo, siete fisso camperati, avete rotto il cazzo. Minchia, non avete fantasia in questo gioco. Sapete solo giocare nascondendovi. Vabbè. Purtroppo, ragazzi, esistono anche queste persone. Satcom alleato attivo. Ma dai, la gente non muore. Minchia. Dio santo. Che cosa ti ha fatto di male per fare. Che cosa ti ha fatto di male l'Activision per fargli creare un gioco del genere? Hanno creato un obbrobrio, hanno creato. Un obbrobrio, ragazzi. Un gioco che non vale niente. Questo per me, ragazzi, è un gioco che non vale nulla. Che è strano, qua. Ma muori, grande, va. Questo gioco vale meno di zero. Vale meno di zero, ve lo giuro. Io, ragazzi, saprei farne di meglio di giochi, vi giuro. Guarda, sop, sì, sop, capitano. Non so, poverino, sop non ha fatto niente. 18-7, ragazzi, 18-7. E il vostro curre va in positivo, almeno. Porca puttana, non riuscivo ad andare in positivo da un po' di tempo. Bisogna giocare in una maniera assurda, ragazzi. Cioè, è una cosa che bisogna prendere ogni volta una zona. Non fa. È impossibile giocare tranquillamente girando per, le ma- per la mappa. È una cosa assurda. Questo gioco è veramente fatto male. Boh, io non lo so, non so che dire, ragazzi. Infatti, mi rimango ogni volta allibito a questo gioco perché non so che cosa abbiano fatto, che cosa abbiano avuto in testa. Perché è sto gioco di merda? Perché in sé il gioco è simpatico, più o meno, sempre più o meno. Rimaniamo, tralasciamo vari aspetti di questo titolo di Ghost che fanno veramente cagare. La storia non è stata molto bellina, però il finale mi ha colpito. Il multiplayer inizialmente era bellino, poi quando ovviamente su 360 è cominciato ad arrivare molta gente. E veramente hanno giocato i bimbi minchia, bimbi di merda che si camperavano, stavano fermi, aspettavano l'avversario, si coricavano come facevano col capitano Price prima, stessa cosa. E quando sono cominciate ad arrivare quelle persone, il gioco è stato veramente una merda. Perché era ingiocabile, ve lo giuro, ragazzi. Questa volta, anzi, è stata anche giocabile, perché sono potuto andare in giro, uccidere qualcuno, non ho avuto il problema di controllarmi sempre le spalle, perché avevo comunque sia una squadra cazzuta, e quindi mi sono divertito. Altrimenti, se dovete giocare in singolo con giocatori del genere, con bimbi minchia, fidatevi. Sclererete in una maniera assurda, vi verrà voglia di prendere la Xbox sia 360 che One e spaccarla in due pezzi. Per poi rivenderla, non lo so, al mercatino dell'usato, come magari sopra mobile. Comunque sì, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare,
Mettete mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Se ne volete altri, ditemelo pure, lo sapete. So che mi avete chiesto GTA 5. Cercherò di farlo, più che altro non mi diverte molto giocarlo da solo. Se volete Battlefield, anche quello non è bellissimo giocarlo da solo, perché se non avete uno squadrone buono vi annoiate e oltretutto vi uccidono sempre. E poi vediamo ragazzi, c'è anche Piante contro Zombie. Siamo un pochettino a scarsità di titoli. Ovviamente c'è anche Titanfall. Non ci sono molti titoli, quindi sto aspettando un pochettino maggio per vedere se ci sarà qualche titolo nuovo, Watch Dogs eccetera. Speriamo che siano ottimi titoli. Poi boh, Call of Duty nuovo mi auguro che non sia un flop come Ghost, che allunghino di nuovo un pochettino la vita, proprio un filino ragazzi, perché questa di Ghost è veramente una merda. Non si può fare niente, non si può fare, perché appena uscite vi sparano, siete morti, non potete neanche difendervi. Dovrebbe essere così, ma siccome Call of Duty è un gioco molto arcade, non mi sembra il caso di farlo diventare in questo modo. Quindi ragazzi, da Cura Notte è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.